Da Amanda Sandrelli a Massimo d'Apporto, passando per la danza ed un omaggio a Dante Alighieri, su il sipario al Teatro Petrarca di Arezzo per una stagione teatrale che ha tutta la voglia di riprendersi i suoi spazi dopo la pandemia. Ad inaugurare la stagione sabato 11 alle 21 e domenica 12 dicembre, Arca Azzurra Teatro e Ugo Chiti mettono in scena Lisa Strada, la commedia di Aristofane con Amanda Sandrelli. Diciamo che sicuramente negli ultimi mesi abbiamo proposto molti eventi e di particolare interesse anche a livello nazionale e i prossimi con questa stagione teatrale si ripropongono appuntamenti importanti con grandi mattatori e grandi attrici del teatro italiano, con compagnie di danza che fanno tour internazionali. Mi riferisco a Virgilio Sieni, che ce le chiamano, che lo chiamano in tutti i grandi festival internazionali di danza. Quindi, che dire, è una ripartenza per il Petrarca che migliore, dal mio punto di vista, non poteva esserci, però l'ultimo giudizio lo hanno sempre giustamente gli spettatori e i cittadini. Una bella stagione teatrale, questa è bellissima, 10 eventi che accompagneranno i cittadini fino ad aprile del 2022. Mi preme sottolineare, facendo i complimenti a chi li ha organizzati, di grande livello, sia per la qualità delle opere, ma anche degli attori e delle attrici che saranno coinvolte. Non mancherà anche teatralmente un omaggio a Dante. Abbiamo detto poc'anzi in conferenza, no? Dante al Petrarca, dico, si ricrea un binomio culturalmente vincente in questo paese, e soprattutto ci sono sin da subito delle opere classiche, ma con attori di rilievo nazionale. Musica, teatralità, cultura. Arezzo vede nella cultura un vero e proprio volano anche di sviluppo economico, lo dicono le statistiche, questa provincia produce tanta ricchezza anche attraverso la cultura. È giusto mantenere sempre un'offerta di primo livello perché ci teniamo al nostro buon nome. Attesa anche la novità di quest'anno, la stagione Off rassegna Z Generation a cura di Officine della Cultura. Sì, una grossa soddisfazione, come dicevo prima, dopo 25 anni finalmente essere dentro una stagione importante come quella del Teatro Petrarca di Arezzo, con una nostra impronta, che è quella in questo caso dedicata alle nuove generazioni. Vivremo un po' a fianco della stagione, dentro il Teatro Pietro Aretino, ma porteremo secondo noi i giovani a teatro per poi farli circuitare anche nella stagione principale, quindi siamo veramente molto contenti.